Grazie. Allora, siamo qui oggi per dare un consiglio ad Ausilio, il nostro, perché siamo a un punto cruciale. La squadra ha bisogno di essere rivoluzionata, ha bisogno di pulizia, prima di tutto. Bisogna fare pulizia di giocatori che non servono, bisogna creare un ciclo e bisogna acquistare dei giocatori che veramente ti possano garantire di formare un progetto a medio termine. Quindi non bisogna sbagliare nulla, nulla di questo mercato. Bisogna fare un mercato a livello strategico, a livello gestionale, perfettissimo, che non vuol dire spendere 700 milioni di euro, prendere solo top player. Vuol dire fare gli acquisti giusti e mandare via la gente giusta, appunto. Già con questo, con questa cosa, ragazzi, si fa il botto. Tanto alla fine cosa abbiamo da fare l'anno prossimo? Bisogna solo cercare di arrivare in Champions, cioè c'è poco, non c'è da vincere niente, non siamo neanche in Europa League, quindi non serve neanche una rosa chilometrica. Andando direttamente al sodo, facciamo pulizia. Allora, Ausilio, mi raccomando, se vedi questo video, Ausilio, scriviti i nomi, non devi sbagliare neanche un nominativo di un giocatore da vendere o da cedere, neanche uno, perché è fondamentale non sbagliare alcuna cessione. Allora, i giocatori da vendere sono, partiamo dal dettaglio, cioè dalla cosa meno importante, i secondi portieri, Berni Carrizzo, se vuoi fare un po' di pulizia. Sono due giocatori vecchissimi, insomma, non servono più. Rimpiazzalo tu con chi ti pare, con un secondo portiere all'altezza, chiaramente, un po' più giovane di loro due, magari già comunque esperto, che possa garantire il ruolo coperto, ecco. Scegli chi vuoi. Qua ti do carta bianca solo su questa cosa, ecco, solo su questa. A meno che tu non voglia decidere di puntare su un giocatore, su un portiere giovane che possa prendere il posto di Handanovic l'anno prossimo. Ecco. Partiamo invece su, andiamo al sodo della questione. Terzini. Ausilio, guardami. Devi vendere minimo uno o due terzini della fascia sinistra. Perché noi abbiamo tutti e quattro i terzini destri. Cioè, noi è da Roberto Carlos che non abbiamo un terzino sinistro effettivo, vero, mancino, sinistro. Da Roberto Carlos, quindi quanti anni sono passati? 720 anni. Cerchiamone uno, cercane uno, non vecchio e neanche giovanissimo, uno maturo che sia nel meglio della sua età, che possa garantire la fascia coperta per alcuni anni, almeno 3-4 anni, al top. Che sia talentuoso, che abbia già fatto vedere che vale, no? Una promessa, un altro rischio. Spendici i soldi che ti pare, ma compra un terzino sinistro all'altezza. Poi prendi magari una riserva, un Miang e così. Togliamo dalle scatole, insomma, Ansaldi e Nagatomo, che sono due vecchi, che hanno 31 anni alla fine. E non sono i classici vecchi, ma di grande qualità, che quindi dici, vabbè, lo tengo perché. Sono vecchi e mediocri, quindi non ha senso che rimangano. Facciamo pulizia, se dobbiamo fare pulizia, facciamola. Non abbiamo paura di fare le scelte, ragazzi. Poi, centrali di difesa. Qui ne venderei solo uno, onestamente. O Miranda o Murillo. Vediamo i casi in cui vendere uno o l'altro. Venderei Murillo nel caso in cui volessimo puntare su un altro giovane più forte di lui, più talentuoso, che sarà sicuramente il titolare, tipo Marquinhos. Se prendi Marquinhos, Murillo sta tutto il tempo in panchina tutto l'anno e lo svaluti chiaramente, non ha senso quindi a quel punto lì ci può stare che lo vendi. In altri casi, se non vuoi puntare su un giovane perché non riusciamo, non viene, non accetta, prendiamo al posto di Miranda un difensore centrale già maturo, magari con un anno o due in meno di Miranda, però, che quindi ti possa coprire il ruolo almeno per 2 o 3 anni, perché bisogna formare un ciclo, ragazzi, questa è la base, un ciclo, però forte, che abbia già fatto vedere di essere veramente forte, su cui fare affidamento. Sparo due nomi, potrebbero esserci tranquillamente altri, Garay e Godin.
Ah, tra l'altro, cosa di mezzo, Medel non è un difensore centrale della difesa 4. Scordatevelo di annoverarlo tra i difensori, ma mettetelo al centrocampo se usate la difesa 4. Punto. Chiusa parentesi. Passiamo al centrocampo. Qua bisogna fare pulizia di due personaggi, Brozovic e Kondogbia. Lo so, sono stati pagati, è difficile venderli, sono giovani, è un rischio. Non abbiamo paura di fare pulizia, vanno venduti per certo, ausilio, guardami, per certo, tutti e due vanno venduti per motivi diversi, ma sicurissimi al 100%. Brozovic è indisciplinato a livello tattico, vero che è bravo a livello qualitativo, tecnico, ma è indisciplinato a livello tattico e a livello caratteriale come professionista, insomma, l'ha dimostrato di essere un personaggio immaturo. Purtroppo all'Inter, allora non è detto che sia irrecuperabile, ma all'Inter in questo momento con mille altre priorità, mille altri problemi, tenersi uno così è alla fine non ne vieni fuori e crea solo problemi. Quindi va venduto, prendiamo soldini, perché prendiamo qualche soldino sicuro, si finanzia il mercato e si sostituisce e si prende qualcun altro. Kondogbia invece ha un problema più complesso. Allora, prima di tutto, è stato pagato 40 e passa milioni. Una follia, ragazzi, ma come si fa? Ne valeva la metà praticamente. Ma soprattutto, cosa che nessuno dice, ha un ingaggio mostruoso, ha un ingaggio pesantissimo con Kondogbia, da top player. Quindi, chi dice, ma sì, ma gli diamo un'altra possibilità, alla fine non ha fatto male, mettiamolo in panchina l'anno prossimo. Ma è una follia mettere in panchina uno che vale 40 milioni nell'Inter, cioè forse nel Barcellona, nell'Inter un personaggio che vale 40 milioni, che prende 5, 4, 4 e mezzo, 5 milioni a stagione. È una follia a livello gestionale, strategico, come vuoi chiamarlo, è una follia. Quindi va da sé che se Kondogbia rimane all'Inter, a livello logico deve essere titolare. Il problema è che non sarà, non può essere titolare perché ha lacune a livello tecnico, un sacco di lacune a livello tecnico in varie cose, visione di gioco, passaggi, cambi gioco, gestione della palla, appoggi, ha tante lacune tecniche. Colpo di testa, ragazzi, è 1,90 e non sa colpire di testa. Poi ha problemi anche a livello tattico, in una zona che è nevralgica del campo, dove uno non può avere lacune tattiche, lui ne ha una marea, non può essere il mediano principale dell'Inter adesso. Avrebbe bisogno di essere affiancato da qualcun altro, diciamo così, da uno che tiene in mano il centrocampo. Per allora lì bisogna scegliere tra Gagliardini o Kondogbia. Io onestamente, per l'ingaggio e per quello che abbiamo visto, punto tutta la vita su Gagliardini, che non sarà un top player, ma è un buon giocatore che può essere tranquillamente migliorato con l'aiuto di qualcun altro accanto. Un top player in questo caso, un regista vero, non un regista fittizio, un regista vero, uno che sia un vero regista. Poi andando avanti, Biabiani, segnati anche quest'altro nome. Biabiani è fuori dal progetto, bravo ragazzo, disponibile, non è così schifoso come si vuole far credere, può essere utile, ma è fuori dal progetto l'Inter, quindi va ceduto, non c'è neanche l'Europa League per farlo giocare, insomma, quindi non ha senso. Va ceduto Palacio perché è troppo vecchio, chiaramente è ormai inutilizzabile. E Gabigol va capito se si vuole far giocare oppure no. Senza Europa League è difficile, allora si dà in prestito. Quindi questi sono i nomi. Ricapitolando, i secondi portieri, quindi due. Un centrale, siamo già a tre. Uno barra due terzini e siamo già potenzialmente a cinque. Brozovic e Kondogbia e siamo a sette. Palacio, Gabigol e Biabiani, e siamo a 10. Questi sono i 10 nomi precisi in cui non si sgarra, ausilio, non si, da questi nomi non puoi ricavarne altri, fare errori. Questi sono esattamente i nomi.
Gli unici nomi in cui ti consento di avere un minimo dubbio sono Murillo o Miranda, decidere uno o l'altro in base alle situazioni che te le ho spiegate prima. Santon, vedere se vuole restare all'Inter, perché se non vuole restare allora magari ti tieni Ansaldi per fare la riserva a destra. Ma Nagatomo va ceduto. E poi volendo in attacco, non so, Gabigol, decidete voi, vedete voi se volete farlo giocare come riserva oppure no. Te lo do in competizione per essere ceduto con Candreva. Non fate l'errore di vendere Perisic perché al momento, cioè, lo potremmo vendere l'anno prossimo, magari. Quest'anno tenetelo ancora un anno perché ci serve, a meno che non vogliate prendere due top player nelle ali diversi, nuovi, ma bisogna investire di più, eccetera. Io onestamente venderei o Gabigol o Candreva, ecco. Gabigol magari in prestito, Candreva se vuoi capitalizzare qualcosina. Perché Candreva? Perché Candreva nell'Inter ha un gioco che non serve, nel senso che lui è più un esterno che un'ala offensiva, non vede moltissimo la porta, questo non vuol dire che non la vede, non sa tirare in porta, ha un bel tiro, ma non, è difficile che dribbli, che vada verso la porta, che attacchi la porta, non si è quasi mai visto quest'anno, fa più cross, ma i cross, e li fa giusti? Li fa giusti, è bravo a crossare. Quindi non dite che non è capace, che sbaglia. Li fa giusti i cross. Il problema è che nell'Inter i cross non servono perché abbiamo un attacco che non offende la porta avversaria in maniera corretta, in maniera organizzata. Quindi, se tu fai giochi, cioè se tu giochi a fare cross, devi avere uno che va sul secondo palo, uno che va sul primo palo, uno che attacca in mezzo, uno che magari viene a rimorchio. Questo ha senso se fai 1.000 cross. Se fai 1.000 cross, ma Icardi in mezzo, marcato da altri, e gli altri che magari vengono in maniera sgangherata, non ha senso. Quindi Candreva in questo senso non è valorizzato nel suo modo di giocare all'Inter. Quindi se dovete vendere un'ala per prenderne un'altra, magari un top player, vendete Candreva e prendete un'ala forte, veramente forte, veloce, rapida, che sappia saltare l'uomo, che veda la porta, che sappia tirare in porta e che rientra magari, che fraseggia con l'attaccante. Questo è tutto quello che bisogna fare nell'Inter. Non c'è alternativa, non si può dire ma io farei oppure cambiamo, no, facciamo questi sono i nomi precisissimi sui quali non si può sgarrare. Questo è l'unico modo per avere per certo, l'accesso alla Champions l'anno prossimo. Questa è la rivoluzione perfetta da fare. I nomi in entrata possono essere mille, è difficile fare nomi in entrata, si possono appunto dire, nominare alcuni giocatori che potrebbero sicuramente fare il caso nostro, Marquinhos, Di Maria, Manolas. Però bisogna vedere se vogliono venire all'Inter. Non è semplice. Probabilmente col PSG si potrebbe fare anche un qualche affare del genere, cioè Di Maria più Marquinhos e più magari anche quel centrocampista polacco, non chiedetemi il nome che è impronunciabile. Quindi prenderne due o tre dal PSG e dargli in cambio Murillo, se prendi Marquinhos, e Kondogbia, per esempio, che sicuramente interessano probabilmente al PSG, quindi si potrebbe mettere su qualche trattativa in questo senso. Sarebbe il colpo, sarebbe veramente il colpo da fare. Quindi mi raccomando, ausilio, prendi nota e fai queste cose qua. Per tutti gli altri, invece, commentate, condividete il video, leggetevi la nota che vi metto in descrizione, iscrivetevi alla pagina, mi raccomando. E niente, insomma, e ci vediamo e speriamo in bene, incrociamo le dita, ragazzi, incrociamo le dita per un mercato che veramente ci porti in alto l'anno prossimo. Ciao a tutti.